Una grande Brianza che superi gli attuali confini provinciali e che possa rispondere ai nuovi bisogni delle imprese, trovare un modello efficiente per il futuro assetto camerale e più in generale per tutto il sistema socio-economico. È quanto emerso oggi dal convegno organizzato dalla BCC Alta Brianza all'Ario Fiere di Erba, dal titolo Accorpare per garantire un maggior sviluppo. Quali prospettive per il mondo bancario locale alla luce del riordino delle Camere di Commercio di Como, Lecco e Monza? Io sono sostenitori e con me tutto il Consiglio di Amministrazione della BCC alla luce delle analisi che ha fatto nel superamento della semplice sommatoria di Como Lecco, perché significa rimettere assieme un qualcosa che già in passato lo era, ma per guardare avanti bisogna ragionare su vaste aree e l'aggregazione con Monza la ritengo la più necessaria, la più favorevole e la più importante per questo territorio. Il riordino delle Camere di Commercio impone una riflessione anche agli istituti bancari a vocazione locale. Il piano industriale della BCC punta a sostenere le imprese e la loro crescita. Un'area territoriale più ampia e omogenea, sostengono i vertici della banca di credito cooperativo, può creare nuove opportunità. Per quanto ci riguarda, il superamento dell'ambito solo ed esclusivamente provinciale, ma guardare nell'ambito della Grande Brianza, cercando magari di fare alleanze, unioni, fusioni, non imposte ma condivise con coloro che condividono innanzitutto un piano strategico chiaro e ben definito. Il convegno di oggi, aperto dalla relazione dell'analisi socio-economica territoriale del sociologo Aldo Bonomi, ha visto alternarsi esponenti del mondo economico e delle istituzioni. Non vedo differenze tra i brianzoli di Lecco, quelli di Como e quelli di Monza e Brianza. Credo che ci sia un'omogeneità che è sociale, culturale, oserei dire antropologica, che è il fattore vero che può mettere insieme un territorio. Siamo molto più simili evidentemente in queste tre province che con altre.